say it is the most beautiful island from Kent. Yeah? And we are going to practice snorkeling. Praticamente lo snorkeling è... Snorkel? Sì. Praticamente ci cacciano dentro l'acqua in mezzo alle squali. Il boccaglio, la maschera e boh, tu puoi vedere il fondale ma gli squali pure. Free diving. Yeah, with the sharks. Yeah, with the shark and with Nemo. Yeah. Vanno avanti, io rimango dietro con tutto. Ecco il supereroe che si infila la sua tuta. Praticamente la motivazione per cui stiamo infilando queste tute è che in questo periodo ci sono a Cairns, soprattutto in queste spiagge qua, quelli che chiamano box jellyfish, ovvero delle meduse piuttosto pericolose, nel senso che coi tentacoli se ti colpiscono hai buone probabilità di morire, e quindi per fare snorkeling devi mettere questa tuta per proteggerti. Ecco, metti, no, in testa, anche dietro, no, il berretto. Ah, non c'hai la cuffia, so. È più avanti. Sto morendo di caldo. Tira. Yeah. Guarda che poi è il tuo turno, maledetto, okay. Anche tu devi mettere. Ok, là. Servitissima. Anche tu devi mettere. Sembri un pinguino. Io preferisco tenere un po' di dignità, e farmi pungere da una medusa. Là. E abbiamo Aquaman come nuovo supereroe. But we need to get more tourists and publicity's a bitch. So we wrote a little song to make them come from near and far. All about the best things that are in Australia. Red back funnel with blue ring, octopus, taipan, tiger snake, adabox, jellyfish, stonefish, and the poison thing that lives in a shell and spikes you when you pick it up. Come to Australia, you might accidentally get killed. Your life's constantly under threat. Have you been bitten yet? You've only got 3 minutes left for a massive coronary breakdown. Redback funnel web, blue ringed octopus, taipan, tiger snake, adabox, jellyfish, big shark, just waiting for you to go swimming at Bondi Beach. Hey! Come to Australia. Ecco, nene, che si vuole uccidere senza l'occhio. Get killed. Your blood is bound to be spilled. With fear your pants will be filled. Because you might accidentally get killed. Tonight we make a dinner like every Friday. Every Friday we change cooker. And this evening Japanese people are here for cook a Japanese dinner. This is Saika, you know. Yes, I'm Yosuke. I'm Kento. This is miso. Yes, miso. Yes. Beans paste. And this is noodles. Yes, Japanese noodles. Perfect. That's me. 味噌を塗ってオーブンに入れて焼きます。僕はバイトリーダーなので何もしません。オッケー。 Meglio tardi che mai, eh? Qui con i tedeschi e con gli svizzeri non sarebbe mai puntuale. Sì, date la colpa a me. Cheers. I'm Helena. Yeah. From Germany. Yeah. I'm studying the English.
Both? Red wine? Yes. What do you want? Why you had choice Cairns for study? Because I wanted to meet Matteo and Nene. Good. Una delle nostre preferite. Questo è il prodotto finito. Megan. This is yakisoba. Yakisoba. Yes. And it's with noodle, pork and vegetable. Yes. And which kind of sauce inside? This is yakisoba sauce. Yakisoba sauce. Ciao. Okay. Hi. Stiamo partendo per due giorni in mezzo all'outback australiano. Solo che Matteo non viene, quindi l'ho lasciato a casa. Sarò da sola e è la prima volta che faccio una cosa senza Matteo in Australia. It's the first time that I make something without my boyfriend in Australia. It will be a different experience, but I'm a little bit sad because Matteo don't come. So, sono un po' triste, però andiamo avanti. Vedremo, partiamo all'avventura. Ciao! I'm all shy now. I don't know what to say, I've got stage fright. Okay. Immediate to end. Yeah, there's where? The termit ovoid. Here, sits. Apparentemente questa è tipo un formicaio. It's Aboriginal heart? Yes. Yes, this is from, I don't know how old that is, but it's probably many. Yeah, I'm not sure how old. A lot of the Aboriginal art that you see, especially in some of the more remote areas, thousands and thousands and thousands of years old. Ci sono tantissimi di questi corridoi intorno, ma se ci entri rischi di non mai più tornare indietro. Che vedete in queste immagini è una specie di rospo molto diffusa qui in Queensland. È stato originariamente importato dal Brasile negli anni 30 nel fallimentare tentativo di controllare le canne da zucchero dai parassiti. Sta mettendo però in pericolo molte specie di animali che qui in Australia sono già a rischio di estinzione a causa del suo pericoloso veleno. Ecco perché qui in Australia è scattata una vera e propria caccia al rospo. Thank you.
a stage to be here and not scream and not cry. I win the war with my fear. It's amazing, it's like a cemetery? Yeah, like a car cemetery. And yeah. He's all forts. He only deals with forts. È un cimitero di macchine, ma solo di vecchie Ford. Io lo so che adesso spuntano fuori gli zombie e mi mangiano. My new car! Goodbye, goodbye. How much is this car, Tommy? Does she? Hey? Ha 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 ha!